Pronto, buongiorno. La chiamo da Rafferty Hunters, sono un'agenzia di recruitment. La chiamo perché abbiamo selezionato il suo curriculum su internet. È un'importante multinazionale con sede a Lugano, l'ha visto e sarebbe interessata a conoscerla. Se vuole, le spiego brevemente le condizioni dell'offerta e se il lavoro le interessa, la metteremo in contatto direttamente con la ditta. Che ne dice? Perfetto. Allora, si tratterebbe di un posto da top manager con contratto a tempo determinato e partecipazione a riunioni di alto livello. È un ruolo che chiede molta creatività ed è per quello che il suo curriculum li ha colpiti specialmente. Ovviamente è previsto un approfondito corso di formazione prima di entrare nel ruolo. La retribuzione lorda sarebbe di 200.000 euro con giornata lavorativa intensiva. E inoltre metterebbero a disposizione una villa con giardino a Lugano, in Riva al Lago, e un'Audi di alta gamma. Una cosa sulla quale mi insistete è che d'estate la ditta chiude, quindi è chiaro che le vacanze dovrà prendere per forza a luglio e agosto, comunque 2 mesi di ferie. Che dice, le interessa? Pronto? Pronto? Non la sento bene, ma sicuramente ha detto di sì. Allora, in questo caso contatteremo la ditta per organizzare un colloquio, se per lei va bene direi già la settimana prossima. Ah sì, scusi, dimenticavo, un'ultima formalità, niente di che. Lei parla e scrive perfettamente in romancio, no? Non capisco, però, che state parlando italiano? Italiano. No, che peccato. Mi spiace, scusi che ce l'avevo scritto qui. No, niente, allora lasci perdere, ecco. Lasci perdere l'Audi di 200.000, la villa. No, niente, il suo profilo purtroppo non corrisponde. Cosa? Senti, Non ho ma capito. perché non parla romancio? Eh?